Bene lo stato di emergenza sull'immigrazione, tante regioni, compresa la Calabria, subiscono ormai da mesi una pressione che è diventata insostenibile. Con questo provvedimento il governo avrà più strumenti per aiutare i sindaci e per aiutare le comunità locali ad accogliere dignitosamente chi arriva nel nostro paese. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della regione, commentando la decisione del Consiglio dei Ministri che ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Con un ordine del giorno dedicato, il consigliere regionale Domenico Giannetta di Forza Italia ha impegnato il Consiglio regionale della Calabria a discutere della questione per informare la Giunta regionale e chiedere al Presidente della Giunta e Commissario straordinario alla Sanità Occhiuto di sollecitare le nomine nelle zone carenti o nelle more e prorogare su base volontaria i contratti dei medici di famiglia in età pensionabile fino all'assegnazione del titolare o nel limite massimo del compimento del 72° anno di età per garantire ai calabresi la prosecuzione dell'assistenza sanitaria. Una soluzione tampone, ha dichiarato Giannetta, legittimata dal decreto milleproroghe necessaria per sopperire alle carenze che si verificano in Calabria. Sì, ho presentato un ordine del giorno sulla possibilità di proroga ai medici di medicina generale perché il decreto milleproroghe ci offre questa possibilità. Ovviamente l'ordine del giorno mira soprattutto a dare garanzie di risposta sanitaria alle famiglie e affinché si possa prorogare diciamo, i medici di medicina generale entro il 72° anno di età nelle zone carenti, proprio per offrire l'opportunità di avere diciamo, questa assistenza sanitaria per recepire appunto questa opportunità che rappresenta veramente una garanzia di assistenza sanitaria fin quando almeno non verranno individuati i medici delle zone carenti per poter dare continuità assistenziale. Un passo avanti essenziale in direzione della tutela del nostro ecosistema e delle sue risorse con positive ricadute economiche per un settore in espansione. È meritevole di sostegno e regolamentazione. Così l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo ha commentato l'approvazione con voto unanime da parte del Consiglio regionale della proposta di legge tesa a disciplinare le attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, presentata nei mesi scorsi dallo stesso Gallo e dai consiglieri Katia Gentile, Francesco Afflitto e Pietro Molinaro. Un risultato importante, ha commentato Gallo, frutto del buon lavoro svolto in particolare in sesta commissione sotto la guida della Presidente Gentile e foriero di grandi opportunità per una terra come la nostra, per la quale le piante officinali rappresentano una risorsa preziosa. È la prima volta che vengo in Calabria e sicuramente non sarà l'ultima, lo ha detto Vjosa Osmani Sadru, Presidente della Repubblica del Kosovo, in visita in Calabria. Nel corso di un incontro in Cittadella Regionale, la Calabria, ha aggiunto la Presidente, è uno dei posti più belli e più attrattivi che abbia mai visitato e ancora più bella la rendono le tradizioni che risalgono ormai a centinaia di anni fa delle nostre comunità arbresce. Sono molto onorata di essere qui e di esprimere la nostra riconoscenza al popolo italiano e alla Regione Calabria nell'intento di creare nuovi ponti di collaborazione. Sì, sono molto contento che il Presidente della Repubblica del Kosovo abbia inteso venire qui in regione. Abbiamo parlato dei possibili sviluppi in termini di relazioni economiche tra la Calabria e questo importante paese dei Balcani. La Calabria è la regione che ha più comunità arbresce. Le comunità arbresce sono molto care non solo all'Albania ma anche alla Repubblica del Kosovo. E i paesi dei Balcani possono essere paesi importanti per sviluppare relazioni commerciali tra le nostre imprese e le loro imprese. In particolare col Presidente della Repubblica del Kosovo abbiamo insieme pensato a sviluppare delle iniziative che abbiano per oggetto il turismo. Loro non hanno il mare, noi abbiamo un mare straordinario. Abbiamo anche comunità arbresce che per loro sono importanti anche dal punto di vista turistico. Dopo
affrescimento la visita della Presidente della Repubblica del Kosovo, Sua Eccellenza Vjosa Osmana Sadriu, inserita nel più ampio contesto di tutela e rilancio del patrimonio linguistico, storico e culturale della comunità Arbresh, si è conclusa a Civita, dove i riti pasquali terminano il martedì successivo alla Pasqua con la celebrazione delle vaglie, che rappresentano uno degli avvenimenti più importanti del ciclo folclorico dell'anno, che la tradizione albanese colloca la sua origine nella rievocazione di un avvenimento storico molto importante per gli Arbresh, la vittoria riportata da Giorgio Castriota Skanderberg sui turchi. Abbiamo scelto questa data importante per tutti gli Arbresh per essere qui in Italia, per festeggiare insieme la identità e la nostra cultura. Le istituzioni del Kosovo hanno intenzione di avere rapporti con tutte le istituzioni dei comuni Arbresh per trovare le strategie migliori per mantenere questa identità e questa cultura. Le nostre valie, che ormai hanno un'esperienza ultrasecolare, che stiamo portando in campo e difendiamo con le unghie, nonostante diminuiamo sempre come col decremento demografico, noi continuiamo a mantenere questo forte attaccamento alle nostre radici. Sindaco, quanto è importante mantenere saldi i rapporti con le vostre radici e questi scambi interculturali? Sono fondamentali per noi che veniamo dal mondo Arbresh, che da 600 anni difendiamo e tuteliamo i nostri usi, costumi, tradizioni e riti. Diciamo che per il secondo anno consecutivo abbiamo un onore, sia Civita che Frascinante, quello di avere la presenza di un capo di Stato. L'anno scorso abbiamo avuto la presenza di Lirmeta, la presenza della Repubblica dell'Albania, e quest'anno abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere il Presidente della Repubblica del Kosovo, Osmani. Ecco, specialmente le comunità di Civita e Frascinante negli ultimi anni hanno aperto dei ponti con il Kosovo. Noi ormai ci siamo radicati con alcune cittadine tipo Lipjan, Fuš-Kosova, Rajova, Čiđakova e Pristina, che è la capitale, con questo scambio, interscambio culturale. Il Kosovo è una branca dell'Albania. Dopo le note vicissitudini vissute fino alla fine degli anni 90, stanno riprendendo a vivere. Si è svolta alla Mezze Terme la celebrazione della festa della Polizia in occasione del 171° anniversario della fondazione. Ma il messaggio credo che si riassuma bene nel motto della Polizia di Stato, esserci sempre. A questo motto la Polizia di Stato risponde quotidianamente a tutela della legalità, a tutela della democrazia, dello Stato democratico e una vicinanza attenta, profonda alle esigenze della cittadinanza. Beh, oggi è una giornata fortemente simbolica, oltre ad essere il 171° anniversario della Polizia di Stato, è il rinnovare quella testimonianza di fede, di appartenenza, di dedizione che tutte le poliziotte e i poliziotti della provincia di Catanzaro in questo caso hanno verso la collettività. È un momento toccante perché è anche un momento di ricordo, il momento di ricordo delle nostre vittime del dovere, di chi si è sacrificato per la tutela di quei diritti, di quelle libertà per cui ogni giorno ci mettiamo in gioco e ogni giorno combattiamo per dare sicurezza alla nostra collettività. Ogni giorno gli uomini e le donne in divisa ci aiutano in qualche modo a combattere, a sostenere, ma anche alla sollecitazione che ha visto questa straordinaria festa della Polizia. Per me è la prima in qualità di sottosegretario, con un'emozione molto forte, ed ecco perché ho scelto di essere qui in Calabria, nella mia provincia, ma soprattutto anche con tutto ciò che dovrà essere messo in campo, che stiamo facendo attraverso ulteriori misure, assunzioni, concorsi, la copertura del turnover, strumenti, tutto ciò che dovrà servire a questi uomini e a queste donne per poter combattere, ma soprattutto dare quel senso di sicurezza che ogni giorno proviamo quando li vediamo nelle nostre strade.